senti? Devi lavare i denti. La barba ti sei fatto? Cosa è successo allora? Perché fai così sulla guancia? Non ho capito. Quindi non saluti? Ciao. Ecco. Allora, ciao a tutti, ripeto. Niente, siamo qui oggi con un video perché veramente non ci sto dietro. Mi rendo conto che non carico video anche per un mese intero. Non ho capito che Kevin cosa sta facendo. Io sono appena tornata dal lavoro, sono qui col piccolino. Vero? Eri dalla nonna? Eri dalla nonna? Sì o no? No? Cosa? Ho tolto io il volume alla televisione. Ok? Allora, il piccolino era dalla nonna, io ero al lavoro. Niente, siamo sempre alla solita vita, a parte che c'è un casino in casa. Perché niente, ho fatto due turni in cui ieri sera chiudevo, stamattina non aprivo ma iniziavo alle 10. Soltanto che siamo dovuti partire presto stamattina perché abbiamo dovuto fare l'iscrizione all'asilo. Per chi non lo sa, anche se Kevin ha 2 anni e andrà all'asilo l'anno prossimo, nonostante ciò l'iscrizione, dipende da asilo a asilo, la fanno o il dicembre, o prima, dell'anno prima, oppure a gennaio di quell'anno in cui iniziano ad andare all'asilo. Ma come sei bello tu, guarda che belle. E non ho capito se sta facendo finta di pettinare, non ho capito. Niente, quindi praticamente io ero convinta di dover andare a fare l'iscrizione a gennaio, invece ho chiesto per l'open day e mi ha risposto, vabbè, una signora che già comunque conoscevo, perché sono stata nello stesso asilo, che mi ha detto, guarda che le iscrizioni partono già da mercoledì, durano fino al 30 gennaio, però comunque non chi prima arriva meglio alloggia, però, cioè sicuramente, magari se una si iscrive subito il primo giorno rispetto a una che si iscrive il 30 gennaio, un po' fa di differenza. Perché tutto il problema sta nel fatto che allora, Kevin non può andare nell'asilo dove abitiamo noi adesso, nel paese in cui abitiamo adesso, perché io l'asilo ce l'ho davanti a casa, cioè guardo dal balcone e vedo l'asilo. Però non avrei nessuno che lo può portare, innanzitutto, perché se io inizio alle 9 non lo posso, magari lo posso portare, sì. Non lo posso andare a prendere però, mai, perché comunque essendo a lavoro in un altro paese non riuscirei mai ad andarlo a prendere perché comunque finiscono per le 3:30/4, dipende da asilo asilo, e non avrebbe veramente nessuno che lo può andare a prendere e quindi non avrebbe senso. Quindi lui deve andare a scuola, deve andare a scuola, all'asilo eccetera. Masha, se eviti di muovermi il piede, grazie. Masha, ok, deve andare comunque all'asilo o nel paese dove abitano i miei nonni oppure nel paese dove lavora mia mamma, perché mia mamma fa la cuoca nella mensa della scuola, asilo, eccetera. Quindi in qualsiasi caso, se Kevin finiva alle 4, mia mamma finisce alle 4 di lavorare, lo ritira lei e siamo a posto. Soltanto che praticamente l'asilo dove lavora mia mamma è un asilo statale. Quindi diciamo che c'è, a parte che le iscrizioni partono da gennaio. E poi c'è meno probabilità di entrare, perché comunque prima danno la precedenza a chi già vive lì. Bisogna vedere appunto quanti nati ci sono stati nel 2016, quanti bambini iniziano l'asilo e tutte queste menate. E appunto, essendo statale, praticamente funziona che tu paghi solo la mensa, non hai una quota da pagare oltre, diciamo. E comunque paghi appunto solo il pasto. Mentre per quanto riguarda l'asilo paritario, l'altro asilo, dove abitano i miei nonni, c'è una quota fissa che adesso è, mi sembra, 210 euro. Soprattutto è più alta perché io non abito neanche lì, idem stesso discorso, soltanto che lì, bene o male, diciamo che c'è più probabilità di entrare perché comunque paghi di più e poi vabbè, comunque ci conoscono, quindi c'è un po' più di possibilità di entrare. Il mio problema era che io non posso arrivare a settembre con magari il paese di mia mamma, dove lavora mia mamma, che mi dice no, non abbiamo posto, Kevin non può entrare, perché lì in quel caso cosa faccio io? Non ho possibilità perché a settembre il bambino non me lo prende nessuno. Quindi abbiamo deciso quindi di comunque fare l'iscrizione all'asilo
nel paese in cui vive mia nonna. Il problema è il fatto che comunque hanno voluto tot soldi, che in caso non lo prendono perché non c'è posto, non vengono neanche restituiti. Quindi sinceramente adesso sono un po' combattuta se fare la domanda anche nell'altro asilo oppure no. Comunque questo asilo qua dove abitano i miei nonni mi trovo bene. Dimmi, amore mio. È l'elicottero, sì. Mi trovo molto bene, cioè, nel senso, mi piace comunque come asilo, ci sono stata io, ci sono stati i miei cugini, cioè, siamo stati tutti lì, quindi mi sono sempre trovata bene. Però, appunto, questa cosa qua, ma sia per prezzo che per comodità, perché appunto lì andrebbe mia mamma, praticamente ce l'ha sopra, mia mamma esce da lavoro, prende Kevin e è a posto. Mentre così, comunque, mia mamma non riuscirebbe, magari dovrebbero andare a prendere i miei nonni, queste cose qua. Vabbè. Stamattina siamo andati a fare l'iscrizione, non vi dico, io comunque emozionata perché dicevo, mamma mia, vabbè, fa niente che manca un anno, ma comunque l'emozione di andare a iscriverlo. Arriviamo lì tutti tranquilli, così, niente, gli do i soldi, gli do i moduli compilati, eccetera. E niente, stiamo per andarcene e Kevin scoppia a piangere. Praticamente lui si è messo a piangere perché non voleva più andare via dall'asilo. Lui ha visto tutti questi bambini, tutti nelle classi, con le maestre, eccetera, e lui non voleva più andare via, perché vi spiego, la segreteria era qua. E subito qua c'erano le classi, quindi praticamente lui ha visto tutti questi bambini, tutto questo ambiente, tutti i giochi, tutte queste cose, e lui si è messo a piangere, non voleva più andare via. E infatti dopo, vabbè, pian piano sono riuscita a convincerlo, siamo usciti dall'asilo e c'erano dei gradini, si è seduto lì e non voleva più alzarsi, mi diceva mamma no, mamma no, mamma no, continuava così, gli ho detto Kevin non puoi stare qua, infatti i genitori che passavano ridevano perché comunque di solito vabbè i bambini piangono per entrare all'asilo perché non vogliono entrarci, Kevin probabilmente non sapendo ancora che cos'è, allora niente, si è messo a piangere. Ok, scusatemi, ma era arrivata la pizza e niente. Stavo dicendo quindi che niente, si è messo a piangere, ma perché ha visto tutti i bimbi che erano lì in classe, comunque giocavano, tutti i giochi, tutte queste cose qua. Probabilmente avrà detto che così si gioca, allora restiamo qua. Poi vedremo, speriamo, magari che a settembre la prenda comunque bene, che sia contento comunque di andare appunto all'asilo. Niente, appunto, questa era la novità che vi volevo raccontare. Lavoro comunque tutto bene. Anche qua in casa tutto a posto. I regali di Natale sono già arrivati, ce li abbiamo tutti dentro nell'armadio, saranno tirati fuori il giorno di Natale. E niente, abbiamo deciso che il 24 festeggeremo con i miei genitori, mentre il 25 con i genitori del mio compagno. E abbiamo deciso il 24 di festeggiare qui, nel senso. Precisiamo, nel senso, io non sono una cuoca per niente, nel senso, io proprio il basico: pasta, cotolette, scaloppine, cose del genere. Non è che ho ordinato la pizza perché non volevo cucinarsi sul mio ragazzo perché oh, mangiamo qualcosa. Dai, mangiamo la pizza. Mi fa o andiamo fuori o ordiniamo qualcosa. Quindi abbiamo ordinato una pizza. Kevin nel frattempo sta facendo la doccia col papà. E cosa stavo dicendo? E quindi niente, sì, il 24 vengono qui i miei, però ovviamente cucinerà mia mamma, io al massimo posso dilettarmi a fare le cotolette e basta. Però vabbè, cioè, comunque noi abbiamo fatto l'albero, comunque casa nuova e tutto il resto, volevamo per una volta festeggiarlo qua, allora niente, ci hanno accontentato. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di riuscire a portare qualcosa magari un po' prima di tra un mese e ci vediamo con un prossimo video. Ciao!